dell'avveniristico sistema di urgenza ed emergenza potenziato per la stagione estiva dall'US 3 Serenissima a Chioggia e Sottomarina. Abbiamo assistito ad un'esercitazione di soccorso per un principio di annegamento. Dal drone, che si è elevato in volo per individuare la posizione per l'assistenza, alla squadra di operatori sanitari che si è mossa in quad e poi, grazie a visori, ha agito in collegamento diretto con l'ospedale fino al recupero e al ricovero in ambulanza del paziente. Tutto in pochi minuti. Il servizio di assistenza medica in spiaggia e non solo è stato potenziato con apparecchiature ad alta tecnologia. Una grande sinergia sul territorio proprio per garantire il massimo di sicurezza a tutti. E c'è anche l'elisuperficie che sarà operativa anche di notte. Anche questo è un altro intervento di cui ci siamo dotati quest'anno, la possibilità di notte di trasferire e di utilizzare l'elicottero è un ulteriore motivo di tranquillità per chi eventualmente si rivolge a questo territorio. Quanto è efficace la presenza a pochi chilometri dell'ospedale, della struttura ospedaliera? L'ospedale per noi qui a Chioggia è strategico, è un ospedale che ha un suo ruolo durante tutto il periodo dell'anno e soprattutto in questo periodo, nel periodo estivo, quando centinaia di migliaia di persone vengono qui e devono trovare il massimo della risposta sanitaria. Come le istituzioni locali si impegnano a dare bellezza, ospitalità e tranquillità a questo territorio, noi come parte di queste istituzioni dobbiamo garantire la nostra quota parte in termini di sicurezza sanitaria e penso lo stiamo facendo con impegno e soprattutto con grande solerzia da parte dei nostri collaboratori. I tre mezzi di soccorso da quest'anno anche l'ambubike per permettere agli infermieri di spostarsi il più velocemente possibile tra ombrelloni e lettini. Il tempo per noi è veramente fondamentale, per cui il sistema di coordinate è messo in atto con la numerazione delle torrette, con l'indicazione degli accessi in spiaggia e con mezzi che possono raggiungere rapidamente il target su uno scenario che non è quello ordinario. Da qui praticamente il quad, da qui l'ambubike che consente all'infermiere del punto infermieristico di raggiungere rapidamente la battigia. Il quad diventa fondamentale ovviamente in uno scenario come il nostro, che vede per esempio una diga che è lunga quasi un chilometro, che non consentirebbe diversamente interventi rapidi e efficaci. Potenziati i punti infermieristici in spiaggia, ha introdotto un nuovo protocollo per la gestione del paziente che è vittima di un evento cardiaco. Dare un messaggio, non solo un messaggio, di sicurezza, di attenzione, bagnanti, ripeto, ai turisti, è una cosa fantastica che viene apprezzata soprattutto da chi viene dai paesi del nord. Quindi è un elemento che aumenta le presenze, che fa scegliere Sottomarina piuttosto che altre località? Guardi, non c'è dubbio, abbiamo delle medie, dei signori anche di Milano, l'altro giorno proprio, che mi chiedevano le spiagge che hanno gli ambulatori e addirittura le spiagge dotate per i servizi per i disabili. Noi abbiamo una planimetria di tutto il territorio di Chioggia e Isola Verde, appunto, che va a identificare queste cose. Abbiamo visto questo fa la differenza. Nel piano di vacanze sicure 2023 c'è anche un potenziamento del servizio di prevenzione delle arbovirosi, le malattie trasmesse dalle zanzare. In armonia con l'ambiente ci sono alcuni prodotti, come ad esempio il Bacillus thuringiensis, che se viene messo nelle caditoie, nei fossati, quindi laddove l'ambiente è più presente, riesce a sconfiggere queste larve senza mettere prodotti chimici che possono essere dannosi.